Et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. À la foule qui est venue l'écouter, Jean-Baptiste disait : au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il pensait à Jésus, qui leur a montré auparavant, quand il disait « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Nous savons que dans l'Eucharistie, Jésus est toujours avec nous. On veut l'accueillir maintenant pour passer des moments de grâce en sa présence, en n'oubliant pas, il est toujours avec nous. Giovanni Battista diceva alla gente presso di Giordano: in mezzo a voi c'è qualcuno che voi ne conoscete. E li pensava a Gesù. Noi sappiamo che nell'Eucaristia Gesù è in mezzo a noi. Accogliamolo. Presso di Lui la nostra vita sarà piena di speranza, d'amore, di pazienza, di pace.
Seigneur Jésus vient maintenant à notre rencontre. Si nous le pouvons, nous nous mettons à genoux. The Lord Jesus comes now to meet us. Let us kneel if we are able to. Gesù viene ora verso di noi. Se ci è possibile, attendiamolo in ginocchio. Jésus qui a voulu naître dans une famille humaine, pardonne-nous, toi vraiment Dieu et vraiment homme, pardonne-nous, toi qui nous enrichis par ta pauvreté. Gesù, che sei nato in una famiglia umana, tu, vero Dio e vero uomo, tu che ci arricchisci con la tua povertà, Jesús, nacido en una familia humana, adoramos te. Tú, verdadero Dios y verdadero hombre, adoramos te. Tú, que no te enriqueces con tu pobreza, adoramos te. Jesus, born into human family, you, true God and true man, you enrich us by your poverty. Emmanuel, Dieu avec nous, benedicimus te. Jésus-Christ, Verbe fait chair, benedicimus te. Tu nous donnes part à ta divinité, benedicimus te. Emmanuel, Dieu con noi, benedicimus te. Jésus-Christ, Verbe fatto carne, fai partecipi della tua divinità, benedicimus te. Emmanuel, Dios con nosotros, benedicimus te. Jesucristo, el Verbo hecho carne, benedicimus te. Tu nos das parte en tu divinidad, benedicimus te. Emmanuel, God with us, Jesus Christ, one man flesh, you give us a share in your divinity. Jésus, notre chemin, adorons te. Jésus, notre vérité, adorons te. Jésus, notre vie, adorons te. Jésus, nostro cammino, adorons te. Jésus, nostra verità, nostra vita. Jesus, unser Weg, adoramus te. Jesus, unsere Wahrheit, adoramus te. Jesus,
unser Leben. Adoramus te. Jesus, how well. Adoramus te. Jesus, how true. Parole de Dieu pour tout homme. Bénédicez-vous, Seigneur. Parole de Dieu qui contient tout. Bénédicez-vous, Seigneur. Parole de Dieu qui nous éclaire. Bénédicez-vous, Seigneur. Parole de Dieu per ogni uomo. Bénédicez-vous, Seigneur. Parole de Dieu qui contient tout. Parola di Dio che ci illumini, benedicimus te. Mot Gottes für alle Menschen, benedicimus te. Mot Gottes, das alles enthält, benedicimus te. Mot Gottes, das uns erleuchtet, benedicimus te. Word of God for all mankind, Word of God containing all things, Word of God enlightening us, benedicimus te. Pain de l'unité, adoramus te. Pain de la charité, carità. Pane della condivisione, adoramus te. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. A reading from the first letter of Saint John. See what love the Father has bestowed on us, that we may be called children of God. Yet so we are. The reason the world does not know us is that it didn't know him. Beloved, we are God's children now. What we shall be hasn't yet been revealed. We do know that when it is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come egli è. Alleluia, alleluia, alleluia.
En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. At that time Jesus said and in reply, Come to me all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light. In quel tempo Gesù disse, Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero. Jesus Christ, you are Lord, the firstborn of all the dead. All glory, praise, and power to you, both now and forever. Alleluia, alleluia, alleluia.
Christ ressuscité, tu es notre joie. Seigneur, nous te bénissons. Risen Christ, you are our life. Lord, we bless you. Cristo risorto, tu sei la nostra luce. Signore, ti benediciamo. Si nous le pouvons, nous nous mettons à genoux pour adorer en silence le Seigneur Jésus, présent au milieu de nous. If we are able to, let us go down on our knees to adore in silence the Lord Jesus, who is present among us. Se possibile, ci inginocchiamo per adorare in silenzio il Signore Gesù, presente in mezzo a noi.
les personnes malades, hospitalisées ou convalescentes, Seigneur, nous te prions. For those who visit their brothers and sisters in hospital, Lord, hear our prayer. Per i dottori e personale della salute che curano il loro prossimo, Signore, ascolta la nostra preghiera. De celo prestitisti eis. Omne delectamentum in se avente. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribuie quesumus itanos corporis e sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis tue fructum, in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Toi qui es venu en notre chair, Seigneur, tu es notre espérance. Seigneur, tu es notre espérance. Kyrie. Thank you.
bore our sufferings. Lord, you are our hope. Tu che hai sofferto le nostre malattie, Signore, sei la nostra speranza. Toi qui as accueilli les malades, souviens-toi de nous, Seigneur. You who made the deaf hear, remember us, O Lord. Tu che fai parlare i muti, ricordati di noi, Signore. Jésus, doux et humble de cœur, Seigneur, montre-nous ton amour. Jesus, brother of the poor, Lord, show us your love.
avec joie puiser de l'eau vive à la source du salut. Allez boire. Thank you.
Prepariamo la preghiera del rosario, raccogliendoci in silenzio profondo. Alcune raccomandazioni. La prima è quella di verificare che i nostri cellulari siano spenti per non essere disturbati e non disturbare durante la preghiera. La seconda raccomandazione è di ricordarsi per tutto il tempo del rosario che la prima parte del Padre Nostro, dell'Ave Maria e del Gloria è pregata dai sacerdoti e dai nostri seminaristi. Noi rispondiamo con la seconda parte, anche la benedizione, noi rispondiamo con l'Amen. La terza raccomandazione è quella di sforzarsi di pregare all'unisono, pregare insieme. Non è bello sentire che uno parte prima, l'altro finisce dopo, come se pregasse da solo. Per pregare insieme, pregare uniti, certamente la prima condizione è pregare uniti di cuore. Quindi ognuno di noi si fa carico della preghiera dei fratelli, delle sue attese, delle sue sofferenze.